schianto in moto, muore 31enne, è Daniel Ionut Danut Marcu, 31 anni, romeno, la vittima del terrificante incidente avvenuto nella serata di domenica sulla statale 16 nel comune di Arquapolesine, appena fuori dall'abitato di Bosaro. Un impatto devastante tra una moto, quella di Daniel, e un'utilitaria condotta da un uomo di mezza età, finito in ospedale ma per fortuna non in gravi condizioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e personale del SUEM, ma ben presto è stato tristemente chiaro come per il giovane non ci fosse nulla da fare, stroncato dalla violenza di un impatto devastante. Ottobre Rodigino, attesa per il Marti Franco, una città in festa, Rovigo, per la 539esima edizione della Fiera d'Ottobre, che sta richiamando nel capoluogo polesano tantissime persone per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Bancarelle di ogni tipo, luna park e fiera campionari al Censer, tanto divertimento e voglia di stare insieme che culminerà con la giornata finale, il Marti Franco. Laureati, un lunedì da ricordare, giorno di festa e di soddisfazione personale per 29 ragazze e ragazzi che hanno conseguito la laurea, giorno di discussione delle tesi al CUR di Rovigo, dove gli studenti sono diventati dottori in scienze dell'educazione e della formazione, discussione e proclamazione nell'aula magna del Consorzio Universitario di Rovigo in viale Porta Adige e poi via ai festeggiamenti. Camminata in rosa, successo a Portoviro, una meravigliosa esplosione di colore e di partecipazione per lanciare un messaggio fondamentale per la prevenzione del tumore al seno, una domenica di sole, risate e musica a Portoviro con la camminata rosa, partita da Piazza Marconi e arrivata in Piazza della Repubblica. L'iniziativa si inseriva nel quadro dell'Ottobre Rosa, la cornice che racchiude le manifestazioni volte a promuovere lo screening per individuare in tempo utile un nemico altrimenti nascosto e quanto mai insidioso. Il sindaco Valeria Mantovan, presente con l'amministrazione comunale praticamente al completo, vicina alla presidente Ando Sonlus Rovigo, Anna Maria Cavallari Monesi. Il Porto, 30 anni a servizio dei clienti. Tifo ed entusiasmo da stadio al centro commerciale Il Porto per la festa del 30° compleanno. Tantissima gente, soprattutto tantissimi bambini per due giornate indimenticabili, sabato e domenica, piene di sorprese. Il momento più significativo della festa è stato senza dubbio la premiazione di negozi, commesse e commessi, in base ai mi piace dati dalla clientela sulla pagina Facebook del Porto, e momenti di grande ilarità grazie alla performance di cabaret di Max dei Fichi di India.